Il presidente della Giunta, Sergio Chiamparino, su richiesta delle opposizioni, il 14 luglio ha svolto una comunicazione sulla sentenza del TAR Piemonte, che ha respinto 3 dei 4 ricorsi sulle elezioni regionali. Al termine si è aperto il dibattito con gli interventi dei gruppi. Nella stessa seduta il Consiglio ha iniziato l'esame del disegno di legge di riordino delle aree protette e ha approvato, su proposta del Comitato Diritti Umani, un ordine del giorno per la liberazione di Daria Savchenko, pilota ucraina catturata da militanti filorussi. È aperta fino al 16 ottobre nella Galleria Belvedere di Palazzo Lascaris la mostra Progetti di installazioni per le città d'Europa Torino-Milano, organizzata con l'Associazione Arte per Tutti di Ivrea in occasione dell'Expo 2015. Come ogni anno si celebra presso il Colle della Sietta la rievocazione della storica battaglia del 19 luglio 1747 con figuranti in divisa dell'epoca. A oltre 2500 metri di quota tra le valli Chisone e Susa, 7500 piemontesi sconfissero 20.000 francesi e spagnoli. In occasione del periodo feriale, l'ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio e la biblioteca osserveranno un orario ridotto, chiudendo il venerdì pomeriggio. Palazzo Lascaris e tutte le altre sedi dell'Assemblea saranno chiusi da lunedì 17 a venerdì 21 agosto. Proseguono le mostre itineranti del Consiglio concesse in prestito gratuito. Fino al 30 luglio a Capri e nel Torinese la rassegna fotografica ai tre monti consacrati all'Angelo e a Bennio Anzino, in provincia di Verbania, è visibile fino al 18 agosto sulla Vetta dell'Umorismo. Il numero estivo di Notizie, il magazine della Regione Piemonte, è consultabile anche attraverso la app per dispositivi mobili, scaricabile dall'Apple Store o da Play Store. I servizi principali sono reperibili anche su medium.com/@crpiemonte.